Star. Addormentata. Rudy, tu come stai? Hai dormito? Oggi colazione buona, anzi buonissima, perché ho fatto un dolce particolare ieri. L'ho fatto con il pandoro. Ma ieri che giorno era? Ferragosto. E quindi, siccome dovevo andare da Amici, ho preso il pandoro che era rimasto dall'Italia, ancora non l'avevo mangiato. L'ho tagliato a fette sottili, l'ho utilizzato in modo di pan di Spagna, con una bagna con le fragole e lo zucchero. Poi ho fatto una buona crema pasticcera e l'ho fatto a strati. E poi lo strato finale è tutta una crema di fragole fresche. Comunque è venuto molto buono, vero Mirko? Sì, buonissimo. La fortuna è che il pandoro non era scaduto. Tu ci hai pensato a questo? Che non era scaduto. Quindi alla fine siamo stati fortunatissimi. Quindi me lo sono gustato ieri a cena, la Tiziana e Massimo. Bagno in piscina, bagno a mezzanotte. Mezzanotte no, perché qua alle 10 c'è il coprifuoco. Comunque bagno fino alle 7. Sono tornato a casa, me lo sono rigustato prima di andare a letto, perché era una torta enorme, enorme. E stamattina per colazione, altro pezzo. Con fragole, comprate nel periodo delle fragole, poi congelate. Che poi mi ha permesso Sara ieri pure di fare una granita, di avere di una granita di fragole buonissima. Quindi, peccato per la panna, non c'era la panna, però
E me la sono mangiata accompagnato con il tabuna, con il pane tabuna. Voi direte, ma cos'è questo pane tabuna? Era, sembra un frisbee. Un frisbee. No, Sara, è un pane piatto. Di questo spessore, così. Che quando l'ho comprato, assieme a Giancarlo, era caldissimo. Caldissimo. Mm. Quello gliel'ha portato lì, nella botteguccia. Io subito l'ho visto che era caldo e ho detto, beh, lo prendo. Buonissimo. Tabuna. Non è la solita baguette. È un qualcosa in più, come qualità, costa anche leggermente in più. Non mi ricordo, quindi non posso dire il prezzo. Caffè, oggi Sara, oggi ho utilizzato il caffè Bondin. Benissimo, meno male che l'ho letta la marca tre volte. Bondin. Un caffè locale. Non male, ero perplesso, non sapevo se scegliere la qualità di caffè, quella portata da noi. Sì. O prendere questo. Alla fine ho pittato per prendere il Bondin, perché era anche aperto. C'è l'altro, mi toccava aprirlo. Quindi. Sono un appassionato dei Simpson. Diciamolo che oggi andiamo a lavorare, finito il nostro Ferragosto. Abbiamo finito. Ragazzi, si inizia a lavorare. Di nuovo. Un giorno di riposo. Che poi i nostri gruppi erano in struttura, quindi erano abbastanza tranquilli. Non hanno chiamato, quindi anche noi abbiamo passato un buon Ferragosto. Oggi si riva di nuovo in agenzia per vedere quello che ci tocca fare. Quindi per gli amanti della moca, caffè, vediamo se riesco a farlo un po' vedere, vabbè. Caffè, detto in siciliano, nero di siccia, nonché nero di seppia, perché è talmente nero, che poi non è cremoso come quello che esce dalla macchinetta, no? No. L'unico cremoso che prendiamo è quello di Nabil, diciamo all'agenzia, ottimo. Un espresso a un dinaro e 200 millesimi, ragazzi, 30 centesimi. Bellissimo e buonissimo, veramente. Assomiglia molto al caffè italiano. Forse è l'unico che abbiamo bevuto in Tunisia ad oggi, non abbiamo trovato altri posti in cui veramente somiglia molto a quello italiano. Aspetta. Oppla. Qui. Ciao. Qui ci abbiamo accanto. Qui accanto a me potete vedere che c'è un liuto antico. Lo devo appendere. Il liuto è la mamma della chitarra. Ti piace, Rudy? Però questo non si mangia. Tunisino, è antico. E lo devo mettere sul muro, lo devo appendere. Un po' scordato ovviamente, però mi piaceva e lo metterò sul muro. La mia anima musicista si fa sentire, quindi ci deve essere un angolo. Va bene, avanti Sara, comincia a terminare, non si può sentire, termina che mi devo andare ancora a sistemare tutto, che dobbiamo andare al lavoro. Sì, a dopo.
Barba fatta. Queste scarpe gialle ci stanno. Questo sano. Quale che mancherò mai? Allora, raccontiamo la storia di queste scarpe. Andiamo lì, io la passo. Commessa, se tu passa, mi chiede, scusi, che modello vuole? E io gli faccio vedere queste, voglio. Questo paio di scarpe gialle, perché è un bel colore, mi piace, giovanile. Sì. Che taglia prende? 45. Tu gli chiedi no. La tua taglia. Lei ti prende una taglia. Io prendo 45. Tu pensi io chiedo la sia 45. La tua. Lei mi prende una taglia. Io credo che è la mia. Mi stanno un po' strettine. Me le provo, mi stanno un po' strettine. E alla fine me le porto a casa, le acquisto, me le porto a casa. E mi accorgo che sono un 44. Sì, perché lei ti aveva detto che oltre la 45 non ce n'erano più grandi. E quindi ti ho detto, vabbè, magari poi cedono un po' col tempo. Invece no, non sono scedute perché erano 44. Però sì. Vabbè, ora un po' hanno scedute. Amò, lo porti il deodorante. Ok, questo qui è fatto. Io sono quasi pronto. Anch'io. Ragazzi, un deodorante per donna. Però mi piace tantissimo, tantissimo. Potete pensare quello che volete. Ma c'è quello nuovo, chiaro? Sicuramente vi sbagliate, però vi posso dire che questa marca locale, marca tunisina, ha questa fragranza di avocado. È eccezionale, è eccezionale, no, ve lo assicuro. Va benissimo. C'è anche detto che l'uomo ha da puzzare, lo dico sempre, ma in questo caso chi ha contatto col pubblico non può puzzare, assolutamente no. E fa altre cose, questo deodorante dura nel tempo, dice 24 ore, impossibile come i migliori marchi, impossibile. Però le sue 4 ore, anche 5 se le fa tranquillamente. Vabbè. Da notare che il proprietario Lotfi ci ha fatto noi il box doccia sulla vasca. Lui molto pratico. Ok, io ho preso tutto, adesso mi rimangono gli occhiali, chiavi, mascherina sempre e chiavi di casa. Borsa computer, borsa per fare le riprese e Sara, che dite? Me la porto oggi? Ah, Rudy! Ragazzi, oggi in TV, dove noi prendiamo anche la Rai, qui, danno Nino D'Angelo, per tutti gli amanti, i cultori del napoletano, di Nino D'Angelo, ecco a voi, Ninuzzo, Nino D'Angelo. Dai, scherziamo, lasciamo la televisione accesa, almeno così Rudy non resta solo e sente sempre voci, quindi...
Poi fatte cose, noi parliamo con Rudy attraverso le telecamere, che avrà anche un altoparlante, giusto? Sì. Allora, mi apri la porta cortesemente? Spegni. Okay. Prendi le cose mie che ho lasciato qui sul... Prego. Allora, il nostro micetto, ancora non gli abbiamo dato un nome. Micio. Andiamo, facci passare, dai, che oggi hai mangiato stamattina. Ma che vuole entrare? Vuole entrare. Vieni. Vuole entrare. Si è autoadottato. Avanti, chiudi. Siamo nella route touristique per andare in agenzia. Route turistica? Ma Sara, guarda qui, facciamo vedere ai nostri amici il mio badge per entrare all'interno delle strutture. Sì. Molto bello. Tutto ideato dal sottoscritto, sono anche grafico, perché a volte ci dicono ma voi chi siete? Siete dei blogger, dei grafici, agenti viaggio? Beh, noi siamo un po' tutto. Bisogna essere nella vita multitasking, bisogna saper fare tutto. Quindi noi siamo bravi a usare il computer, siamo bravi a relazionarci, siamo bravi, anzi tu sei più brava di me, a raccontare tante belle cose sulla Tunisia, perché tu, devo essere sincero, tu studi molto. Io invece sono un pochino più asino, leggo un po' di meno. Tu sei la parte pratica. Io sono la parte pratica, io sono il tuo braccio, io sono il tuo cameraman. sono un po' tutto. Oggi faccio io, però in questo momento ti sto riprendendo io. Vedi, ogni tanto. Allora, oggi abbiamo degli appuntamenti in agenzia, Mohamed ci ha chiamato di mattina. Dobbiamo andare a vedere un paio di case, sì. Così andiamo a fare dei video e li posteremo prossimamente nel tuo nuovo canale sottogruppo, mettiamolo così, o gruppo. Sempre su YouTube. Sempre comunque. Su YouTube, quindi sempre sul tuo canale, Sara Martorana, metteremo questi come categoria. Video, categoria case. Perché molti si sono accorti che, dato che siamo abbastanza conosciuti qua, ci hanno chiesto il favore di pubblicizzare le loro case. Perché no? Le pubblicizziamo, loro le mettono in affitto. Un bel lavoro, mi piace, perché sto vedendo anche tante case che fra altre cose stuzzicano la mia inventiva, la mia immaginazione, molto belle. Arriviamo! Vediamo se qua ci sta Gino. Oggi Gino con sua moglie non ci stanno, arriveranno più tardi in questo bar. Sulla sinistra ci sta il Palasport, oppure il salo dello sport coperto, fa un mix di sport, basket, pallamano e così. Guarda, sulla destra ci sta la nostra bandiera, adesso non so se si vede, è l'agenzia. Hola, siamo arrivati, parcheggio all'ombra, no, al sole parcheggio, però siamo arrivati, dai. Adesso io, che ne so, quante è 10? Noi queste telefonate le facciamo quando siamo in agenzia tutti tranquilli, che non c'è confusione. Stabile. In Afghanistan è un altro bordello. No, sto aspettando che gli americani sono a tavola. Sono tornati.
Ero riuscito ad arrivare alla posta senza nemmeno sudare. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Tieni, Mohamed. Sei contento del cappuccino? Cappuccino. Ok. Aspetta che sto arrivando. Tra poco nuovo look all'ufficio, Sara. Nuovo look. Adesso siamo un pochettino così, ci stiamo arrangiando. Guardate. La scrivania di Sara. In fase di allestimento. Nuovo materiale. Spazi nuovi, ti manca la sedia. Qua. Poi ci sarà la tavola rotonda. Per adesso tavola rotonda per il nostro progetto che stiamo portando avanti della serata di gala. Sì, sì. Nel frattempo ci stiamo già preparando per il periodo autunnale, invernale, per tutte le escursioni in Tunisia, nel deserto e quant'altro. E quindi stiamo definendo tutte le tappe per creare poi i pacchetti viaggio. E quindi organizzare i gruppi moto con il quad e tutto, insomma, ci stiamo divertendo fuori strada e quant'altro per fare tutto il sud, perché d'inverno il sud della Tunisia ovviamente è più fresco, quindi si arriva anche a 20-25 gradi, pensate, novembre, dicembre, gennaio, si sta benissimo e si può tranquillamente visitare tutto il deserto e le zone più belle, le oasi e quant'altro. E quindi ci organizziamo già in tempo per proporre i nostri pacchetti. Vabbè, io nel frattempo tiro fuori il computer, il portatile e si inizia. Bene, un altro pacchetto in generale a Palermo. Sì. Qui vogliono veramente partire in Italia. Allora, io con sempre questa. Esatto, si parla giorno. Sempre di lavoro, ragazzi. Non si scherza. Cosa devo dire? Un certo tipo di clientela vogliono andare in Italia, ad esempio. Come fare la vacanza in Italia, però non hanno nessun amato lì anche per una guida. Quelli che lavorano in freelance, non lo so, è costoso. Il nome di famiglia è un po' strano. È arrivato un cliente, ha detto voglio un viaggio come ha fatto Mirko, per esempio. E chi è Mirko? Mirko l'amico di Sara. Di Sara, ad esempio. Sara? Ma dove è andato lui? Non mi ricordavo. Allora mi ha mandato lui, ha detto fai lo stesso programma che ho fatto io. Già questo è buono. وين خويا لاباس عليك والله الحمد لله عايش خويا ربي يحييك الحمد لله عايش خويا لا سلمي عندي يا ودي في كل وقت دلل ميني بيوس قداش من واحد تو نقول لك فما ماكسيموم 15 بالشوفور 16 هي فهمت لا هذه الهونداي كيما اللي عندنا الكحله تعرفها بتاعنا الكحله ميني بيوس اما احنا يو كابيسكو سولو ميني بوس ما تتو عربي انا واثق تصويرتها فهمت زول لا هذه فيها 15 بلاس بلو شوفور 16 سي بارلاس ايطاليانو فرانشيسي كريسيها مرتاحين كريسيها مرتاحين كريسيها نعرف والله مكلم لسعة ساحب ونرجع لك كل شيء ما قلتش نحشكم بها ربي دفع على استوديو Ragazzi, aria condizionata, temperatura 35 gradi, segnaliamo un po', 35. شوف قد ايش تكلف الساعه ونقول لك الكور دو نرجع لك هي نرجع لك
شوفوا الحل الأسهل تعالوا شوفوا الحل الأسهل اللي السوق الأرخص. ماهي خويا واضح ماهي هاي هاي فاهم مش مشكلة هذا هاي لا أفضل اللي بدير ما إحنا كده نسكوا بدنا نشوف الواد يا كيكة هكذا هكذا الساعة 4 درجة sono le 12. Andiamo di nuovo in ufficio. Abbiamo visto degli immobili in delle strutture qui con Mohamed. Poi prossimamente li metteremo in rete per farvi vedere. Belle case per stile italiano, quindi vanno bene per l'italiano. Sara? Tra l'altro devo dire che abbiamo notato una veramente un ottimo occhio per quanto riguarda i mobili. Veramente l'arredamento ci ha stupito, molto bello, molto grazioso, ed è una bella zona da Mohamed Sud, vicino alla zona del Paradi Palace, il Maraba. Devo dire che sono delle bellissime costruzioni, quindi ancora ci sono alcuni blocchi che devono essere completati, con tanto di piscina all'interno, quindi sono dei bei appartamenti per una coppia, massimo fino a 4 persone, e di tutto punto e ben arredati, ma poi questi ve li faremo vedere ovviamente nei video che faremo. Siamo arrivati di nuovo in agenzia, ora Mirko parcheggia e si continua a lavorare. Sto sistemando la pagina Toc Toc Tunisia. Seguite la pagina Toc Toc Tunisia. Allora, a prescindere che in quest'ultimo periodo stiamo facendo le dirette con Sara e Giancarlo Montesano, che a me stanno piacendo, io faccio altre cose, le sto mettendo anche sul canale YouTube di Sara, quindi impiego un bel po' di tempo, perché tra Facebook prendi, scarichi il video, sistemalo, è adatto da YouTube, si perde un po' di tempo. Comunque la pagina Toc Toc Tunisia sta funzionando, sta andando alla grande con le nostre offerte, e come è stato detto anche da Sara, ci stiamo preparando, anzi già abbiamo le quotazioni per quanto riguarda i futuri viaggi, anzi non futuri, i prossimi imminenti viaggi presso la zona sud della Tunisia. Quindi stiamo parlando di deserto, stiamo parlando di quad, stiamo parlando di jeep, stiamo parlando di passare delle notti presso degli hotel che sono sotto le stelle del deserto e sul deserto stesso. Questi alberghi, anzi alcuni di questi alberghi sono particolari perché sono formate da tende, quindi non pensiamo ad alberghi di così sporchi o malandati, stiamo parlando di alberghi 5 stelle. Sono contento, sono soddisfatto perché è stato un grande lavoro, quindi adesso io soltanto aspetto sempre che voi turisti possiate venire qui a godervi e a vivere veramente il deserto a 360 gradi, perché poi ci stanno i bambini che ti vendono la rosa del deserto, ci sta il famoso tizio con la volpe del deserto, questa volpina bianca che quando viene accarezzata ride, sghignazza. Poi di particolare ci sta questo pane che viene cucinato proprio nel deserto stesso, quindi facendo una conca, riempendola poi di legna, poi che diventerà carbone. E soprattutto vivere le esperienze con il mezzo, no? Sulle sì. Dune, la cosa più particolare, andare a vedere il lago salato, insomma non vi diciamo oleosi, nulla, oleosi. Bravo, ma non diciamo troppo perché ovviamente questa è tutta un'esperienza soprattutto sensoriale, parliamo anche di questo, perché sono esperienze uniche che si fanno nella vita e da fare soprattutto in gruppo. Quindi Toc Toc Tunisia va alla grande, non ci stanno problemi, come direbbe qualcuno, no? Tutto a posto. Per info, ovviamente, ma dolci mail. Allora, per qualsiasi informazione, l'email è sempre la stessa: info.toctoctunisia@gmail.com.
Il sito è in fase di ristrutturazione perché abbiamo cambiato e sistemato alcune cose a nostro piacimento per agevolare voi nella ricerca dei vostri futuri viaggi. Ricordiamo che noi, come anche Agenzia Viaggi di Mohamed, non ci occupiamo della Tunisia, ma ci occupiamo anche di altre mete. Quindi prossimamente vedremo la Turchia, prossimamente vedremo la Spagna, la Grecia, la Georgia, ragazzi, anche la Georgia. Quindi va a 360 gradi. Abbiamo delle grandi sorprese, stiamo lavorando tantissimo proprio perché vogliamo offrire il massimo del servizio. Sì, sì, insomma, sì. Ci mettiamo la faccia sempre tutti i giorni, ovviamente. Ragazzi, noi lavoriamo di faccia, non solo di pancia, perché le cose le diciamo direttamente, perché con le dirette sapete benissimo che le cose vengono dette così come uno le pensa. Ma anche i nostri video, se voi vedete, non sono tagliati, non sono assemblati. Mm-hmm. Quello che pensiamo, diciamo, mettiamo sempre la nostra faccia. E questo è importante. Non siamo persone nascoste dietro un computer, che a volte non si conoscono, ma che fanno ovviamente anche onestamente il loro lavoro, ma noi mettiamo il viso. Mettiamo la nostra credibilità, la nostra persona. Questa è la nostra formula. Sempre presenti, sempre per voi. Ciao! Stiamo rientrando. Sono le ore 13, che in Italia sarebbero le ore 14. Un po' stanchetti, abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per oggi. E poi più tardi, quando c'è più fresco, avviciniamo di nuovo in agenzia. Ciao Rudy! Ciao! Come si sta bene qua, vero? Voglio vedere il gatto.